La crossover di Casamini è la Countryman. Stiamo parlando di un'auto lunga 430 cm ed è la più grande della gamma. Per lei è il momento di un aggiornamento. Esternamente resta sostanzialmente la stessa. A cambiare sono i dettagli, come i paraurti anteriori più massicci e con sottili aperture verticali nei lati e la zona centrale ridisegnata. Oppure i fanali, come sulla classica berlina, riproducono la Union Jack della bandiera britannica. Anche dentro l'atmosfera ricercata resta immutata, ma c'è un nuovo e piccolo cruscotto digitale di 5 pollici dietro il volante. Ha una grafica chiara e fornisce fra l'altro informazioni sul sistema ibrido. Al centro della plancia rimane l'ampio strumento circolare, che può contenere lo schermo di 8,8 pollici dell'impianto multimediale, completo di scheda SIM per collegarsi al web e Apple CarPlay. Manca però Android Auto. Il sedile di guida fasciante è confortevole, c'è il reggicosce allungabile e la regolazione lombare. Purtroppo la versione ibrida della Countryman perde il divano scorrevole. Tuttavia, almeno per chi non è troppo alto, c'è abbastanza spazio per le gambe. C'è aria sopra la testa e il divano è accogliente. Dall'ampio portellone, anche ad apertura elettrica, si accede facilmente al baule che ha una soglia di carico vicino al suolo, però non è molto sviluppato in altezza. E la presenza della batteria del sistema ibrido sotto il fondo ha rubato spazio rispetto alle Countryman normale. Infatti la capienza cala da 450 a 566 litri a 405. Comunque non sono pochi. Rinnovati i motori, che rispondono alla normativa Euro 6D. L'offerta include unità a benzina e a gasolio, al momento con potenze comprese fra 116 e 190 cavalli. E cambia anche la versione ibrida plug-in, sempre dotata di sportellino sulla fiancata, che nasconde la presa elettrica. Sì, la parte elettrica dell'ibrida ricaricabile era già stata potenziata pochi mesi fa. La batteria agli ioni di litio, sempre montata sotto il divano, ha una capacità di 10 kWh invece di 7,6 kWh e, secondo la casa, l'autonomia viaggiando a corrente è cresciuta da 42 a 61 km. Con una wallbox da 3,6 kW, l'accumulatore si può ricaricare in circa 2 ore e mezza. Con l'aggiornamento Euro 6D cambia la potenza dei due motori. Per il 1.5 turbo a benzina, che muove le ruote anteriori, cala da 136 a 125 cavalli. Quella dell'unità elettrica, che trasmette il moto alle ruote posteriori, cresce da 88 a 95 cavalli. Quando lavorano insieme, i due motori erogano 220 cavalli, 4 in meno di prima. 3 le modalità di guida impostabili per sfruttare il potenziale di questo powertrain. Con la sola unità corrente a muoversi, si va via in assoluto silenzio e con uno scatto deciso. Nella modalità Auto e Drive si possono toccare gli 80 km orari prima che il motore termico si avvii e i 135 km orari in Max e Drive. Ma se vuoi risparmiare l'energia della batteria per utilizzarla in un secondo momento, si può selezionare la terza funzione, dall'eloquente nome di Save Battery. Rispetto alla versione soltanto a benzina, qui ci sono 200 kg di peso in più. Il costo del sistema ibrido, insomma. Tuttavia, l'agilità e la prontezza non mancano affatto. La spinta combinata dei due motori imprime rapide riprese a qualsiasi regime e con 4 ruote motrici la trazione non manca mai. Bene anche il cambio automatico, fluido e lesto. Come da tradizione, lo sterzo sembra fatto apposta per tuffarsi nelle curve. Ed è pure sensibile, basta una piccola rotazione del volante per far svoltare l'auto. Una prontezza che, nei rettilinei come in autostrada, può richiedere qualche correzione in più. Per i primi 70 km del test, alternando il funzionamento solo in elettrico con quello anche col motore termico, il computer di bordo ha indicato un consumo di 24 km litro. Esaurita la batteria, viaggiando praticamente solo a benzina, il consumo è cresciuto a 17 km litro. La rinnovata Mini Countryman è già in vendita con prezzi a partire da 29.500. La versione ibrida plug-in ha prezzi a partire da 40.600.